Buongiorno ragazzi e bentornati su questa serie di video in cui parliamo di colloqui di lavoro e domande che vengono fatte o che potete fare voi. Oggi parliamo di una domanda che i selezionatori spesso fanno. E questa domanda è: spiegatemi, spiegami un po' una situazione in cui ti sei trovato in difficoltà nel tuo precedente lavoro oppure nelle precedenti esperienze. E spiegami un po' come hai gestito la situazione. E ricordatevi che nessuna domanda che il recruiter vi fa è per mettervi in soggezione, per farvi piangere, per farvi emozionare, per farvi star male. Questi tipi di domande vengono fatte soprattutto per capire chi siete voi e come riuscite a gestire alcune situazioni sotto stress. In questo caso, i recruiter vogliono sentirsi raccontare come voi siete delle persone resilienti, come effettivamente riuscite a rimanere calmi in una situazione di stress, ma soprattutto come riuscite a dimostrare iniziative in questo caso. Quindi la cosa da fare in questa situazione, durante questo tipo di domanda, è raccontare al selezionatore un aneddoto positivo. La cosa migliore da fare in questo caso è seguire questi tre passaggi fondamentali: situazione, azione e risultato. Quindi in inglese situation, action, result. Che cosa significa? Nel concreto, facciamo un esempio. La prima cosa da fare quindi è introdurre il vostro ruolo nella storia. La seconda cosa da fare è spiegare i motivi per cui era una situazione difficile. La terza cosa da fare è descrivere che tipi di azioni o che cosa avete fatto per togliervi da questa situazione difficile. La quarta cosa è quindi dimostrare al selezionatore che vi sta facendo questo colloquio che siete capaci di apprendere dalle situazioni più negative e quindi dimostrategli che cosa avete imparato da questa situazione complicata. Ora facciamo un esempio per vedere come rispondere a questo tipo di domanda. Facciamo finta che mi hanno appena fatto questa domanda e io risponderò utilizzando i quattro punti che vi ho appena dato. Introdurre il proprio ruolo nella storia, quindi tempo fa lavoravo in un negozio di articoli tecnologici e un giorno una cliente si è presentata con il computer che aveva appena acquistato e c'era un problema di batteria, per cui la batteria non funzionava più. La situazione in questo caso si è presentata abbastanza difficile perché purtroppo in magazzino non avevamo più batterie disponibili. La signora, ha preso la notizia, si è arrabbiata moltissimo ed era furiosa. Dunque, che cosa ho fatto io per rendere il cliente contento? Ho telefonato ad altri uffici della nostra azienda per chiedere se avessero il prodotto richiesto dalla mia cliente. Fortunatamente uno degli uffici aveva in stock la batteria, per cui l'ho fatto inviare lo stesso giorno durante la notte, per cui il giorno dopo la cliente era soddisfatta con la sua nuova batteria e addirittura ha chiamato il mio capo per ringraziarlo dell'eccellente servizio e della puntualità e della disponibilità che io ho dimostrato verso le sue esigenze. Quindi ora spiegherò al selezionatore che sta di fronte a me che cosa ho imparato in questa situazione e farò presente che ho imparato che il customer service e l'ascoltare il cliente e cercare di essere disponibile, di mettersi nei suoi panni e di trovare una soluzione alternativa a quello che è il problema del cliente, non solo mi va a migliorare una situazione di stress in cui il cliente era furioso e per cui avrei rischiato di perderlo, ma soprattutto che mi facesse una cattiva recensione e un cattivo passaparola. Ma non solo, ho acquisito un fedele cliente che per i prossimi acquisti sicuramente verrà da me, perché sa che il nostro customer service e la nostra iniziativa nel risolvere le problematiche è molto efficiente. Quindi, come vedete, questo esempio è un esempio efficace nella quale avete applicato i quattro punti che vi ho detto e avete fatto capire al selezionatore che siete delle persone molto attente ai clienti e con una forte responsabilità e abilità di rimanere calmi in situazioni stressanti e difficili. Ora vi farò un esempio invece di una risposta
che non va molto bene, che non soddisfa quello che sono le richieste del selezionatore durante questo tipo di domande. E un esempio potrebbe essere: una cliente un giorno mi si è presentata in negozio e mi ha chiesto di cambiare o sostituire questa maglietta, però la maglietta era evidentemente stata indossata più volte. La cliente comunque insisteva nel volerla cambiare oppure ricevere il risarcimento dei soldi, cosa che molto spesso succede in Inghilterra. Ad ogni modo, come avete gestito questa cosa? Chiamando il mio superiore, che ha risolto con la cliente. Bene, questo tipo di esempio che vi ho appena fatto non va bene, perché non descrive in quale modo voi siete stati in grado di gestire questa situazione, diciamo, particolare di stress. Quindi questo tipo di esempio non va bene, va molto meglio quello che vi ho fatto prima. Quindi ora pensateci. Cercate di ricordarvi dei momenti in cui avete gestito delle situazioni difficili e come l'avete risolta. Questo può essere fattibile anche per chi non ha magari moltissime esperienze di lavoro, perché sicuramente vi è capitato un momento in cui magari in classe c'è stata una problematica di non comprensione tra compagni di scuola, dovevate gestire un progetto, ma uno dei compagni magari non riusciva in qualche modo a darvi il proprio supporto. Per cui, come avete gestito voi questo tipo di situazioni? Magari potete dire un qualcosa del tipo: ho cercato di parlare con quel compagno per capire se aveva qualche tipo di difficoltà, ho cercato di aiutarlo, di supportarlo, magari le difficoltà che aveva non avevano prettamente a che fare con il tipo di progetto che stava facendo, ma magari erano delle cose personali e insieme io gli ho proposto di collaborare e di lavorare insieme per questo progetto. Alla fine il progetto è andato a buon fine e con tutti quanti i ragazzi componenti del gruppo, come progetto finale, abbiamo preso un bellissimo voto. Questa è una situazione in cui voi avete agito direttamente per il benessere poi del gruppo, per cui che cosa avete imparato? Avete imparato che parlare con le persone, cercare di capire le motivazioni per cui delle persone si sentono in difficoltà oppure non riescono in qualche modo a interagire magari con gli altri, voi potete dargli una mano e quindi sicuramente in questo caso il selezionatore comprenderà che voi siete dei buoni leader, delle persone che riescono a costruire delle relazioni interpersonali col gruppo, che siete capaci di lavorare in team e che siete soprattutto coloro che spronano il team e che portano avanti delle situazioni positive piuttosto che negative. Quindi spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Se avete qualsiasi domanda, fatemela pure qui oppure seguiteci su tutti i nostri social. Ci trovate su Facebook, su Instagram, su LinkedIn e qui su YouTube ovviamente potete trovare altri video che hanno a che fare con i colloqui di lavoro. Se avete qualsiasi domanda potete scrivermi oppure anche mandarmi un tweet o come preferite. Ci sono vari modi per contattarci e mandarci qualsiasi richiesta abbiate, qualsiasi domanda o qualsiasi dubbio riguardante il curriculum, la cover letter, il colloquio di lavoro, eccetera. Vi lascio tutti i link qui sotto per quanto riguarda i nostri contatti e anche i nostri servizi. Spero davvero che questo vi sia stato d'aiuto e fatemi sapere come va il colloquio. Nel frattempo vi auguro good luck con la vostra carriera futura e a presto. Ciao!